Buongiorno. Allora, seconda parte della svuota la spesa, però questa volta al Lidl, perché erano ormai le 7 di sera e dato che io finivo di lavorare tardi, alla fine siamo andati alla Lidl perché era l'unico supermercato che chiudeva alle 9 e che costa meno. Infatti c'erano la promozione e anche Itzel, mi sembra. Comunque, iniziamo. Peperoni, questi qua gialli. Ne ho presi 4. Volevo fare la peperonata. Poi ho preso riso canelò. Riso questo qua, ho preso. Poi ho preso tonno e piselli, due porzioni così grossi. Poi ho preso questi, che è il donut al cioccolato al latte, per fare colazione veloce qua, prima che vado, come si chiama, al lavoro. Poi ho preso due pacchi di insalatissimi couscous insalata di tonno. Allora, l'altra volta l'avevo preso ed era molto buono, allora ho voluto ricomprarlo, però questa volta con ceci, piselli e pomodorini. Vediamo com'è e spero che è buono. Ho preso due soie a 99 centesimi in promozione. Io questa qua la metto o per l'insalata, sì, l'insalata, o il salmone, oppure quando ad esempio fai il sushi, tutte queste cose qua. Poi ho preso tre barattoli di polpa di pomodoro per fare la pizza. Ho preso il misto funghi con porcini, ne ho presi due e no, tre, e funghi interi ne ho presi tre perché questi li uso sia per la pizza che mangiarli normali. Poi ho preso la crema porcini, che questa qua l'altra volta l'ho assaggiata, era buona. Poi i due pacchetti di castagne morbide cotte al vapore, le ho prese per provarle, ogni tanto qualche snack o qualcosa quando ho fame volevo prenderlo. Poi un bauletto, due confezioni. Poi questo, che la fagioli l'ha preso lui, io non è che li mangio, non è che mi piacciono. Poi ho preso questo per provarlo, che è il filetto di salmone al naturale. L'ho preso solo uno, ma per provare a vedere se è buono. Poi si vedrà, anche perché quello mi sembra 3 euro. Due confezioni di tonno al naturale, questo qua. Fatti così. Poi ho preso le zucchine. Poi melanzane. Tutti e quattro per fare tipo la verdura, oppure non lo so, adesso vedremo. Tre avocado, ne ho presi tre perché poi dopo faccio anche la piantina di avocado, poi vi fa, anzi mi sembra che la vedete, è quella, questa qua lunga, questa qua è la mia pianta di avocado che sta crescendo. Poi ho preso tre di cocco, noce di cocco. Strabuono il cocco, io lo amo. Ne ho presi tre, costava uno praticamente 99 centesimi l'uno. Poi wafer coconut al cocco, questo spero che è buono, non lo so. Poi ha preso la piedina, ma se non sbaglio è integrale, due piedine, sembrano due piedine ma integrale, non è integrale, però vabbè, piedina romagnola alla riminanese, vabbè, questi due. Poi
due confezioni di 18 uova, ne ho presi due di questi perché volevo fare la torta, comunque izzizzelle. Ho preso l'alluminio, questa confezione grossa, perché almeno così ci basta per un po'. C'era anche quella piccola, ma preferisco quella grossa. Per il momento abbiamo preso fusilli, tortiglioni. Questa qui è da un chilo. Ho preso questa, ma quando andrò alla Lidl, all'Eurospin, prenderò quella da 5 kg, perché secondo me conviene di più e poi mi dura di più secondo me. Per adesso ho preso questa perché l'Eurospin stava chiudendo e alla fine abbiamo preso questa. Abbiamo preso anche gli spaghetti, sempre di un chilo, due confezioni di biscotti, questi qua secchi piatti, io li chiamo dico piatti perché questi qua sono i miei preferiti, sono buonissimi, li uso, cioè, me li mangio quando faccio il tè, di più per il tè caldo, però comunque questi due pacchi che adesso ve li faccio vedere. Due pacchi, una confezione di patate, la banane, un'altra confezione di bauletto, non mi sono accorta, per cui sono tre di bauletto, pan bauletto bianco, cipolla bianca, mamma mia com'è forte. Ho preso croissant, questi qua alla crema e al cioccolato, questo l'ha preso lui. Di solito questi li mangiamo quando andiamo al lavoro, prima di andare a lavorare facciamo colazione veloce con quelle brioche. Di solito io non li posso mangiare, però devo fare colazione veloce per andare al lavoro, alla fine vabbè li ha presi comunque. Poi ho preso i macaron, 12 macaron, questi qua, perché mi ispiravano, ho detto boh, provo a vedere se sono buoni, allora ho preso questi, dato che c'era, mi sembra, anche le cose asiatici, ho preso praticamente quasi tutto quello che c'era. Poi un'altra confezione di uova, quella di 18 uova che vi ho fatto vedere prima, inutile che ve lo faccio vedere adesso. Poi ho preso questo, allora io preferisco alla pesca, però ho preso quello al limone per provarlo, estateice, il ghiacciolo al limone, per una volta che l'ho trovato ho preso quello. Il cornetto classico, che questo mi è costato quasi 6-7 euro, un po' tanto, però l'ho preso perché lo volevo. Poi il cono gelato al caffè per provarlo, questo era in promozione, ho detto boh, provo e vediamo com'è. E il mio gelato bianco, quello preferito, al cioccolato, che lo amo. Allora, per fare veloce vi faccio vedere, ho preso questi per provare, che sono wheat coquilles, al fungo e vabbè. Questi qua per provare, vedere come sono. Poi ho preso due confezioni di misto funghi con pacciate e pomodorini, che forse ne ho presi due. Credo che questi qua li metto sopra la pizza, con misto funghi, due confezioni di misto funghi, i zizzelle. Questa parte sorgerà. Invece questo mix di verdure l'ha preso lui, comunque questi qua, questi sono le cose del freezer. Poi 4 pacchetti di panna da cucina, anzi passiamo ai formaggi, Schemerzer per la pizza. Poi ho preso crema con formaggio, erbe e cipolline, formaggio con erbe aromatiche, mousse, formaggio fresco,
Taleggio, sempre per la pizza. Maionese, una così e una calvé. Poi, due confezioni di mozzarella di bufala, questa è buonissima, la mia preferita. Poi ho preso quattro confezioni di mozzarella, queste qua tagliate piccole per la pizza. Questa qua è buonissima per la pizza. Due salmone, questo qua lo mettiamo, lo facciamo cuocere poco poco e poi ce lo mangiamo, stra buono. Poi ha preso affettato classico, affettato tacchino olive, prosciutto cotto, speck. Questi sono per fare i panini quando vado a lavorare, ogni tanto me li faccio. Bologna, un'altra Bologna, pollo, questo qua fuso pollo, e poi questo filetto di pollo. Ho preso due soufflé al cioccolato, ma in teoria ne ho preso un altro. No, ne ho presi due per provarlo. L'ho preso due. C'erano sia il cioccolato che il caramello. Comunque, una confezione solo per noi due. Un'altra bustina di mozzarella, quella per la pizza. Due pacchi di funghi, questi qua, che ogni tanto faccio la pasta con questi. Poi invece all'asiatico ho preso i ravioli. Raviolo, due alla carne e due alla verza. Sì, con maiale. Pollo e... dovrebbe essere pollo e maiale. Comunque, due e due. Ho preso questo qua, il pollo. Questa è la carne, fatto così, e poi c'è il ravioli. Vabbè, comunque questi. Poi ho preso i noodles, questi qua. Ho preso altri due uguali, perché siamo in due. Altri due al verdure. Verdure. Allora, non li mangiamo sempre, ogni tanto quando vado all'LD li compro. Tutti asiatici, verdure e vegetale. Con... no, questo è il riso. E uno col riso. Poi due pancette. E questo che è analcolica, ananas e cocco. Boh, l'ho preso per provare, ne ho preso solo uno. Tre confezioni di funghi. Poi ho preso questa insalata, questo qua è un pacchettone grande. Poi ho preso l'insalata, questa qua a 47 centesimi perché scade il 15. Ne ho preso un'altra uguale. Poi ovviamente se non riusciamo, una confezione va sempre ai conigli. Ah no, ho preso cioccolato e caramello, per cui due di questo, uno al cioccolato normale e uno al caramello, per provare. Poi ho preso mouse al formaggio con salmone, che questo è buonissimo. Poi involtini di primavera, questo qua. E ravioli, sempre ripieno di carne, per provarli tutti. Un'altra confezione, questi però li faccio al vapore perché tanto la macchina che fa il vapore vengono buoni. Altra confezione di pollo al raviolo e l'altro involtino alle verdure. Poi Santa Lucina a ricotta, due confezioni. Un'altra confezione di insalata, questa qua bio, lattuglino. Questa qua è buonissima, a me piace di più questa. Ketchup, questo qua, ogni tanto. Poi queste fettuccine, ne ho presi due pacchi,
due pacchi ho preso, poi altri ravioli, praticamente tutti quelli che c'erano li ho presi io, e due pezzini gnocchi alla tirolese verdi, questi qua li faccio con la panna, sono molto buoni. Poi ho preso la pasta fresca, due le trofie, anzi tre le trofie, tre trofiette, pasta fresca, e poi il pane, confezione di pane. Allora, diciamo che ho finito. Allora, credo che vi ho fatto vedere tutto. Non manca niente. Le bibite le abbiamo prese nell'altra, all'Eurospin, ma avete già visto la prima parte, per cui questa è la seconda. E niente, totale, in due volte, in un mese, abbiamo speso un po' troppo. Lidl, questo è lo scontrino. Totale 296,50 €. Non so se si vede, perché sto registrando la sera e dovrebbero essere già le 10 di sera. Comunque, niente, questo è lo scontrino. I prezzi, ovviamente, chi lo vuole sapere, basta dirmi quale prodotto, quale roba volete che vi dico il prezzo, e ve lo dico sotto nei commenti, o anche in privato se non volete scriverlo nei commenti. Calcolate che abbiamo speso 300 € in due volte, perché l'altra volta 100 € abbiamo speso, per cui 300 € due volte in un mese, solo per prendere la spesa. Ovviamente noi siamo in due, ma tutte queste cose che compriamo ce le facciamo bastare per 3 settimane, anche di più, perché sinceramente io vado di più a lavorare, ma a parte che siamo tutte e due al lavoro a mezzogiorno, per cui non ci siamo mai a casa, siamo solo alla sera di più a mangiare insieme, per cui ci durano e come. E niente, io non so perché sono rossa. Comunque, detto questo, spero che la svuota alla spesa vi è piaciuta, e noi ci vediamo al prossimo svuota alla spesa, cioè al prossimo mese, ovviamente, perché io non posso sempre andare al supermercato a comprare le cose, preferisco comprarle tutte. Poi ovviamente guardi la scadenza, guarda quando scadono, e niente. Mi stavo anche dimenticando di farvi vedere un'altra confezione di polpa di pomodoro, e l'ultima cosa che non vi ho fatto vedere è gli altri cereali, questi qua al Coco Flex, non so come si dicono, comunque confezione gigante. E aspettate un attimo, scusate, ma vi lascio come cavalletto sopra a queste due. Non so se vi ho fatto vedere, queste non ve le ho fatte vedere, per cui altri cereali, ho preso due pacchetti di cereali, questo qua è il miele, che sono buonissimi, gli unici preferiti che io mangio sono questi qua al miele, oppure i cereali, quelli flex, corn flex, vabbè, quelle cose lì. Non so perché, ma questi mi sono dimenticata di farveli vedere. E niente, detto questo, vi ho fatto vedere tutto, sono sicura. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!